Sagan. Ciao a tutti ragazzi, sono Rineganevo e oggi siamo su questo nuovo video. Oggi non parleremo di COD, ma passeremo a tutt'altro gioco. Oggi parleremo di Pokémon GO, perché nonostante molta gente abbia smesso di giocare, io anch'io stesso avevo smesso, però poi andando via mi sono ritrovato ogni tanto a giocare, mi è ripreso il pallino, allora sto andando a bomba, però la batteria del telefono non mi durava niente per fare sti cazzo di chilometri, perché ogni volta tenere il telefono acceso ciucciava via tutta la batteria. Allora, mettendo da parte qualcosa di qua e di là, sono riuscito a prendere il Pokémon GO Plus. Ci ho messo un'eternità perché i GameStop vicino a me non ce l'avevano, o l'avevano finito, o non sapevo neanche quando arrivava. Ho dovuto girare 1000 GameStop per trovarlo, ma alla fine sono riuscito a trovarlo. E oggi, insieme a voi, aprirò il Pokémon GO Plus e vedremo anche come funziona. Allora, apriamolo innanzitutto. Guarda qui, vediamo. Eccolo qua, tutto impacchettato. Completamente impacchettato con la carta che amo io, quella che fa scoppiare le bolle. 18 libretti di istruzioni, saranno scritti in tutte le lingue eccetto in italiano. 6 lingue, non c'è manco l'italiano. Ah, c'è l'italiano. Ma vabbè, sono solo istruzioni come accendere il dispositivo. Allora, questo è il braccialetto, ragazzi. Aspettate che scappiamo fuori. Così si può utilizzare come braccialetto, lo si appiccica qua e lo si porta in giro. E questo è il dispositivo. Qua tutto imbustato. Praticamente il dispositivo ha una piccola, ha un bottone e una piccola luce LED. Cioè il bottone fa anche da luce LED, che è questo qua centrale della Pokéball. Praticamente questo LED si illuminerà in tre colori diversi: verde, rosso, bianco, vabbè, 4, bianco e blu. Praticamente verde quando vi troverete in prossimità di un Pokémon, cioè nel raggio che voi riuscite a lanciare la Pokéball, riuscite a catturarlo. Attraverso vi si illuminerà il LED verde e se volete catturarlo basta schiacciare il pulsante al centro e il sistema automaticamente cercherà di catturarlo. Questo sistema utilizzerà solo le Pokéball normali, non utilizzerà le Mega Ball o le Ultra Ball, ma solamente quelle normali. Quindi voi non sapete che Pokémon c'è perché chiaramente da una luce non riuscite a capire. Io vi consiglio di aprire l'app, perché se vi trovate un Mega Pokémon manco lo sapete, continuate a sprecare Pokéball mentre potete usare un Ultra Ball e catturarlo, per esempio, è molto meglio ogni tanto aprire l'applicazione e vedere che Pokémon c'è. Poi l'altro colore che vi ho detto è il rosso e il bianco. Questo funziona durante la cattura. Tu vedi il verde, schiacci il pulsante e inizia la cattura. Quando inizia la cattura, le solite ondeggiamenti, i tre ondeggiamenti che fa la Pokéball prima di catturarlo e anche il segnale auditivo, quello che fa beep, beep, beep per vedere se l'hai catturato, ci sarà, ma sarà solamente sotto forma di vibrazione oppure se in posto mi pare che ci fa anche il beep. Praticamente si illuminerà tre volte di bianco mentre vibrerà per il numero di ondeggiamenti che fa 1, 2, 3. Se la cattura va a buon fine, finisce così. Mentre se il Pokémon riesce a scappare, il LED si illuminerà di rosso e quindi il Pokémon è fuggito. L'ultimo colore che ho detto è blu ed è quello dei Pokéstop. Praticamente quando passerete vicino ai Pokéstop inizierà a fare una piccola vibrazione e si illuminerà di azzurro e voi basta che cliccherete il pulsante centrale e questo automaticamente aprirà il Pokéstop. Se nello stesso punto si dovessero trovare sia Pokémon che Pokéstop, la precedenza la dà sempre ai Pokémon. E basta. Penso di avervi detto tutto sul funzionamento, ora insieme proveremo a farlo funzionare. Apriamo l'applicazione. Tra l'altro c'è anche una bellissima mollettina, che così potete evitare anche di usarlo come braccialetto, ma portarlo in giro semplicemente come spilla. Impostazioni.
Ah, non vi ho detto, il sistema funziona attraverso il Bluetooth. Io ho staccato, ora dovrebbe partire. Ah, attiviamo il Bluetooth. Poi vediamo come si fa. Ok, schiacciate il pulsante, inizia a illuminarsi di bianco. Penso che dovete cercare il dispositivo Bluetooth sui Bluetooth. Vediamo, vediamo, vediamo se lo trova. È scemo, non lo trova. Eccomi qua ragazzi, finalmente l'ha trovato. Praticamente dovete cercarlo sul gioco e non sul Bluetooth normale. E devi fare abbina. Consenti a Pokémon Go di accedere. Vedete? Ci sono dei Pokémon nelle vicinanze. Allora mi si illumina di verde. Sta vibrando come non so cosa. Ok, ho smesso. Ok. Se clicchiamo verde io ho finito le Pokéball normali, quindi non posso utilizzare le altre perché sono povero, non le ho più. Quindi non posso catturare i Pokémon, solamente se avete i Pokéball normali, come vi ho detto prima, potete catturarlo. Ah, c'è una luce in più che non sapevo leggendo qua. Praticamente se si illumina di giallo la lucina, siete in presenza di un Pokémon che non avete mai catturato o visto. Ah sì, e l'ultima cosa, se il Poké lo catturate, prima vi ho detto che non succede nulla, invece non è vero, si diventa tutta una luce arcobaleno per festeggiare questa mega vittoria che siamo riusciti a ottenere. Ok. Sì, adesso mi sta un po' seccando perché sta vibrando come un dannato. Tanto sono solo circondato da Rattata. Vediamo qui. Abbiamo, ho solo le Mega Ball, ma non penso che le utilizzi per... No, non posso catturarlo perché non mi consente di utilizzare le Mega Ball, appunto. Quindi si sì, è spento perché ho finito le Pokéball normali e non posso più catturarlo. E ho capito, c'è sempre sto Rattata, guardate qui intorno a me e continua a vibrarmi questo. Ok, posso anche toglierlo. Io penso che per abbiamo visto tutto. Ragazzi, io vi saluto e ci vediamo sul prossimo episodio.